Buongiorno, buongiorno ragazzi. La mia camera è un casino, è un bordello, ma un bordello. Vabbè, ragazzi, faccio colazione e poi mi dispiace andare via da sto posto perché è stracomodo, va strabene, ho dormito strabene stanotte, infatti, che bene, ho recuperato quello che non ho dormito ieri, probabilmente. Che ieri ho dormito malissimo, malissimo. Ma andiamo. Colino. Meo. La coda storta. Ti hanno spaccato la coda in due. Ok, mi sono rimesso in cammino, ho salutato il proprietario dell'ostello che era un ragazzo relativamente giovane, penso che sia il proprietario insieme ai suoi nonni da quello che ho capito, e stranamente parla un pochettino di inglese, però si fa capire, è sempre bello trovare qualcuno che riesca a parlare in inglese, soprattutto qua in Giappone. E boh, niente, adesso Tempio 70, ci ridirigiamo al Tempio 70. Ho il ginocchio destro che deve essere oliato ogni mattina, nel senso che, non pensate male, nel senso che ho bisogno di fare un po' di stretching la mattina per il ginocchio destro, perché è da un paio di giorni che mi sta dando alcuni problemi, ma dato che mi manca ancora una settimana di cammino, oh raga, è quasi finito il cammino, le sofferenze sono quasi terminate, quindi keep going, come sempre. Io il pacioccone. Io non capisco. Cioè, il marciapiede è fatto per i pedoni, non per la bicicletta, eh? Ah, tutto il mondo è paese. Buonissimo. Proprio bello il tempio numero 70, devo metterlo proprio tra la top 10. Bello grande, tanti edifici, poi c'è sta mega pagodona, sta mega torre a 5 livelli. Peccato che non si possa entrare perché non ho ben capito, è pericolante, la stanno ristrutturando, non si capisce. Cavolo, ma è enorme sta struttura qua, è veramente enorme. Adesso sto entrando in una struttura dentro la struttura per farmi fare il timbro, che è altrettanto bella. Eccola qua. Qua penso dove vivano i monaci. Bene, adesso non posso filmare perché sennò mi vanno. Fortuna ha voluto che sono arrivato presto la mattina, quindi non ho trovato gente che girava troppo. Ci sono praticamente in tutto lo stabile ci sono 3 persone, 4 compresa me, una signora che sta pulendo le foglie nel giardino principale e altri 2 pellegrini, quindi me lo voglio proprio godere prima che arrivi la bolgia di gente, la bolgia di pellegrini in pullman, quindi adesso me ne sto qua un 5 minuti.
salire verso il tempio. Boh, ho lasciato praticamente lo zaino nel primo edificio del tempio, dove se voglio posso prendere la navetta che mi porta su e giù. Ma dato che io non ho quella di prendere la navetta, sinceramente, anzi. Dopodiché, tornando indietro, recupero lo zaino e mi faccio 3,8 km. Mi faccio 3,8 km per andare agli altri templi, seguendo questa stradina qua. Buono, no? Boh. Boh, fra 4 km però vado a pranzare. Dato positivo. Dall'ultima scalinata che mi sono fatto, tosta, bella alta, e adesso dovrei tornare in basso per farmi innanzitutto il timbro e seconda cosa per recuperare lo zaino. Ci sono penso un migliaio di scalini, però mamma mia ragazzi, che vista, che vista. Pensavo fosse più presto, ma c'è tardissimo. Cavolo, devo mangiare veloce, scusate. Allora, della serie menzioni onorevoli, allora, io volevo fare una cosa oggi, ma dato che il tempo è quello che è, purtroppo non riesco. Praticamente, lassù in cima, vedete che c'è tipo una pagoda, una piccola pagodina, ecco. Quello lì è, da quello che ho letto, poi posso sbagliarmi, è il luogo di sepoltura di Kobodaishi. E sarebbe da andare lì, dato che questo qui è il pellegrinaggio di Kobodaishi. Però si trova a 3 km da qui ed è molto in alto, quindi per andare e tornare mi ci vogliono 2 ore. Le 2 ore purtroppo non ce le ho e quindi non, mi dispiace non andarci. Però era una cosa abbastanza carina da poter vedere, quello sì. Il sole magna le ore, andiamo! Yeah.
visto questo tempio, è il più grande che abbia mai visto fino adesso. Io adesso vado a chiedere di mettere giù lo zaino, chiedo alla Tsuyado e vi finisco di far vedere il tempio, perché è enorme e lo voglio vedere tutto e lo voglio vedere bene, anche io. Top, la doccia, che cavolo, qua non ci passo. È una casa, cucina, c'è tutto quello che voglio, peccato per gli scarafaggi in cucina. Buono, 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 buono. Allora, ragazzi, ho deciso una cosa. Il tempio ve lo faccio vedere nel prossimo video. Perché? Domani mattina devo riportare le chiavi e riportando le chiavi vi farò vedere il tempio. Secondo me la magia del tempio la mattina presto non la toglie nessuno. Questo è da dire però. O no? Bene, praticamente dove sono adesso a dormire è uno Tsuyado vicino al Tempio 75. È lo Tsuyado migliore che abbiamo mai trovato, perché è una casa e c'ha anche la doccia. Spero calda, ma c'ha anche una doccia. E in più, adesso ho notato, c'ha questa stanza dove ci sono i futon, con le coperte e tutto. Quindi, perfetto. Ragazzi, nel caso doveste fare il cammino degli 88 templi, sappiate che alla Tsuyado del Tempio 75 vi dovete fermare. Assolutamente. Va bene? Sto adesso andando a recuperare qualcosina da mangiare, dato che sono le 7 e ho fame. E tutta la gente che mi guarda, perché sto parlando a una telecamera, ma poco importa. Freschino, freschino adesso, fa proprio freschino. Oh wow, wow. È un wow. Un problema, non riesco a far funzionare sto cavolo di microonde. Google Translate, salvami tu. Ormai dopo un mese in Giappone posso prendere le mosche con i bastoncini. Riferimenti puramente casuali, eh. Domani non sarò più da solo. Domani una sorpresa e ve la presento domani. Arriva dall'Italia. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Perché? Perché ho fame e sono stanco. Quindi buonanotte e ci vediamo al prossimo video. Ciao.